Buonasera e bentrovati all'informazione di Cosmos TV. Iniziamo subito dalla pagina della cronaca. Ha perso la vita in un incidente stradale a Budrio, in provincia di Bologna, Cono Martucci, un pensionato di 86 anni, originario di Sassano, ma residente da anni nel comune bolognese. L'uomo era in sella alla propria bici quando è stato investito da una Peugeot Partner guidata da un 56enne nei pressi di una rotonda. L'anziano, in seguito al violento impatto con il mezzo, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale maggiore di Bologna, dove è morto un paio di ore dopo per i vari traumi riportati a causa del violento scontro con l'auto. L'automobilista della Peugeot, invece, ha riportato solo ferite lievi. Avrebbe dovuto ritornare nella sua casa di Sassano per i mesi estivi, come ogni anno, il pensionato 86enne nel suo paese. Per i suoi parenti e amici è forte lo sgomento dopo aver appreso la notizia della sua scomparsa. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina, al comando del capitano Emanuele Corda, hanno arrestato un 37enne di Sala Consilina, già noto alle forze dell'ordine, in osservanza di un ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria di Lago Negro. L'uomo è stato fermato dai militari della locale stazione e trasportato presso il carcere di Potenza, dove deve scontare una pena di un anno e un mese per un furto in un'abitazione avvenuta nel 2014 a Sala Consilina. Un daino di circa un anno ucciso con un colpo di fucile in località Tempa, un'area montana nel comune di San Pietro Altanagro. Vediamo il servizio. Un daino di circa un anno è stato ucciso con un colpo di fucile in località Tempa, in un'area montana del comune di San Pietro Altanagro, a poca distanza dal confine con il comune di San Rufo. La segnalazione della presenza della carcassa dell'animale è stata fatta nel tardo pomeriggio di ieri ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Sul posto, oltre ai militari dell'arma, sono intervenuti anche i veterinari dell'ASL Salerno, che hanno provveduto al prelievo dell'animale. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per cercare di capire chi possa aver colpito a morte il daino. L'ipotesi di reato è quella di uccisione di animale, prevista dall'articolo 544 bis del codice penale e che prevede la pena della reclusione che va da un minimo di 4 mesi ad un massimo di 2 anni. Elementi utili per le indagini potrebbero arrivare dall'esame che sarà effettuato sulla carcassa del daino. Dal tipo di proiettile con il quale l'animale è stato ucciso si potrebbe risalire al tipo di arma utilizzata e fare dei controlli su chi è in possesso di fucili compatibili con quello che ha provocato l'uccisione del daino. Incidente stradale verso le ore 13 tra Atena Lucana e Polla, fortunatamente senza gravi conseguenze. Un camion ed un furgone si sono scontrati a ridosso dell'area industriale. I conducenti, due quarantenni, sono uno residente a Corleto Perticara e l'altro invece di Cava dei Tirreni. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Polla che hanno provveduto ai rilievi del caso. I due, nonostante il forte impatto, fortunatamente non hanno riportato ferite. Si è registrato solo un lieve rallentamento del traffico. Da circa un mese un palo di legno lungo diversi metri giace sulla piazzetta ubicata in via Manzoni nel quartiere San Raffaele, nella zona alta di Sala Consilina. Il palo in legno, stando a quanto raccontato da alcuni residenti della zona, è stato abbattuto da un camion mentre stava effettuando una manovra. Da allora però nessuno si è preoccupato di farlo rimuovere. Tra l'altro, allo stesso palo sono collegati anche dei cavi. Abbiamo più volte lamentato questa situazione, hanno detto diverse persone che vivono nella zona, ma siamo stati ignorati e il palo è ancora qui appoggiato ad una panchina con i fili che penzolano e c'è anche il rischio che qualcuno possa inciampare. L'unica misura di sicurezza presa sono tre birilli catarinfrangenti posizionati sulla strada per segnalare la parte di palo che sporge sulla strada. Il palo in questione non è di proprietà del comune, ha spiegato l'assessore alla manutenzione Antonio Lopardo. Comunque ho già provveduto a segnalare a chi di dovere affinché venga rimosso al più presto. E passiamo ora invece alla pagina della politica, parliamo di amministrative 2016, vediamo nel prossimo servizio la situazione nei comuni di Padula e Montesano sulla Marcellana per le elezioni del prossimo 5 di giugno. Vediamo.
Nuovo colpo di scena nelle trattative politiche in corso per le elezioni amministrative a Padula. Questa mattina il consigliere di minoranza Settimio Rienzo ha siglato il patto con il sindaco Paolo Imparato. Rienzo, che stava lavorando ad una lista da contrapporre proprio alla maggioranza in carica, insieme al gruppo Padula 21, ha deciso di accantonare l'idea e di candidarsi con la squadra del primo cittadino. Una mossa che spiazza gli altri consiglieri di minoranza, Dario Tepedino e Antonio Fortunati, che questa volta, salvo ripensamenti, resteranno fuori dalla corsa. Ad agevolare l'alleanza tra Imparato e Rienzo è stata la loro appartenenza politica. Tutti e due sono esponenti del PD, lo stesso partito a cui appartiene però l'ex sindaco e consigliere di maggioranza uscente Giovanni Allegro, che pur essendo un iscritto del Partito Democratico ha deciso di non correre più per Imparato. Allegro è ancora deciso infatti a formare una sua lista da contrapporre all'amministrazione comunale, con la quale fu eletto 5 anni fa. La sua a questo punto è l'unica lista alternativa in fase di allestimento, ma non è escluso che anche lui alla fine decida di rimanere in panchina. A Montesano sulla Marcellana la maggioranza uscente ha sciolto la riserva sul candidato a sindaco. Il testimone di Donato Fiore Volentini è stato ceduto al consigliere Giuseppe Rinaldi di Fratelli d'Italia. Contro di lui il PD intende piazzare una sua pedina, pare puntare su uno stimato e giovane avvocato. Le candidature dovranno essere presentate venerdì e sabato prossimi, solo allora si conosceranno i protagonisti della campagna elettorale per il voto del 5 giugno. Fai, Fly e Uila della Regione Campania, tramite un comunicato stampa, esprimono l'apprezzamento per la sottoscrizione del patto per lo sviluppo avvenuta lo scorso 24 di aprile tra il Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi e il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. È un ottimo risultato per favorire lo sviluppo del settore agroalimentare, ambientale, forestale e della bonifica campana. Nel particolare per il settore forestale, tale patto mette in sicurezza i finanziamenti e l'occupazione dei lavoratori forestali per il triennio 2015-2017, riconoscendo il loro importante ruolo per la salvaguardia, tutela e valorizzazione delle zone interne e montane della nostra regione. Consentono al settore forestale di superare quella fase di criticità vissuta negli ultimi anni. Va però evidenziato che con la sottoscrizione del patto per lo sviluppo della Regione Campania la gravosa questione delle mensilità arretrate vantate dai lavoratori forestali campani non trova soluzione nell'immediato, sottolineano i sindacati, considerati tempi lunghi necessari affinché i suddetti fondi siano materialmente disponibili nella tesoreria della Regione Campania e poi in quella degli enti delegati. E questa è la motivazione delle continue proteste e lamentele dei lavoratori forestali campani. Fai, Fly e Uila, stanchi di soluzioni che non trovano applicazione, dichiarano lo stato di agitazione dei lavoratori del comparto forestale con iniziative che si svolgeranno a livello locale e preannunciano per il giorno 16 di maggio un presidio dei lavoratori forestali campani presso la sede dell'assessorato alla regione all'agricoltura. Super ticket sanitario, cittadinanza attiva, Sapri raccolgono le firme per eliminare la tassa sulla salute. Vediamo nel prossimo servizio. Nel 2015 i cittadini hanno pagato 2.857 milioni di euro di spese di ticket sanitario. Il super ticket è una tassa sulla salute e danneggia il sistema sanitario nazionale, dichiara Mario Fortunato di Cittadinanza Attiva Sapri. Va eliminato. Per questo motivo si è attivata una mobilitazione del Tribunale per i diritti del malato con contestuale raccolta firme a Napoli, Benevento, Sapri, Piedimonte Matese, Caserta e Montecorvino Rovella. Nello specifico a Sapri quasi 200 persone hanno firmato la petizione per eliminare il super ticket, una vera e propria tassa sulla salute. I volontari della rete del Tribunale del Malato, coordinata da Vincenzo Lovisi, hanno promosso l'iniziativa allestendo un banchetto presso l'atrio dell'ospedale Immacolata. Allo stesso tavolo sono state fornite informazioni, distribuite le carte europee dei diritti del malato e altro materiale di cittadinanza attiva. La manifestazione sarà ripetuta per tutto il mese di maggio con banchetti alla presentazione dei volontari dell'Assemblea Territoriale, che faranno tappa anche presso il distretto sanitario numero 71 e il bar presso la stazione ferroviaria di Sapri.
Oggi presso il Salone dei Ministri del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro Stefania Giannini, il Sottosegretario Davide Faraone e la Coordinatrice della Struttura di Missione per l'Edilizia Scolastica di Palazzo Chigi, Laura Galimberti, hanno presentato il concorso di Idee Scuole Innovative. Il concorso chiama a raccolta architetti e ingegneri affinché realizzino proposte e progetti per istituti scolastici sicuri, sostenibili e a misura di studente. Le proposte verranno poi utilizzate per la costruzione di 52 nuove scuole. Presente anche il comune di Sala Consilina, rappresentato dall'assessore alla pubblica istruzione Domenica Ferrari, che ha potuto così conoscere gli aspetti tecnici e burocratici necessari per il rinnovo delle strutture scolastiche. Si apre così per gli studenti di Sala Consilina una finestra sul futuro, con grandi risposte innovative, tecnologiche e di sicurezza legata all'istruzione. Infatti Sala Consilina è uno dei 52 comuni ad aver ottenuto già il finanziamento. Un incontro per informare soprattutto gli anziani sulle strategie usate dai malviventi per mettere a segno le truffe. Questo il tema al centro dell'incontro che si terrà domani pomeriggio alle ore 17 a Polla. L'appuntamento è alla Biblioteca Comunale Don Luigi Milani di Polla ed è stato fortemente voluto dalla Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina e dalla Stazione dei Carabinieri di Polla con la collaborazione del Centro Anziani Polla. Sarà l'occasione per fornire utili consigli per difendersi dalle truffe, assicurano le forze dell'ordine. Prenderanno parte all'incontro il capitano della Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina, Emanuele Corda, e il comandante della stazione di Polla, Danilo Marzullo. E parliamo ora invece del premio nazionale Cristian Campanelli. Al via le selezioni per chi si è distinto nell'ambito della sicurezza stradale. Le segnalazioni potranno essere inviate al vaglio della giuria entro e non oltre il 31 di maggio. Vediamo il servizio. Si rinnova per il quinto anno l'appuntamento con il premio nazionale Cristian Campanelli, organizzato dall'associazione LIFE per la sicurezza stradale. Le segnalazioni potranno essere inviate al vaglio della giuria entro il 31 maggio 2016. Il premio è aperto a tutti coloro che si sono distinti in ambito di sicurezza stradale. Il premio nazionale Cristian Campanelli, in linea con l'indirizzo dell'associazione LIFE, intende valorizzare e portare a conoscenza l'operato dei cittadini, volontari, forze dell'ordine, enti pubblici e associazioni che ogni giorno lavorano per assicurare la massima sicurezza sulle strade e contribuiscono alla riduzione del triste numero di vittime per incidenti stradali. Il premio nasce nel 2011 ed è dedicato alla memoria di Cristian Campanelli, giovane giornalista prematuramente scomparso in un incidente stradale. Le segnalazioni di nominativi che si sono prodigati nel salvataggio di vite umane lungo le strade o di chi ha effettuato investimenti a favore della sicurezza stradale potranno essere inviate al vaglio della giuria entro il 31 maggio 2016 attraverso raccomandata a Daniele Campanelli, via provinciale 141 84034 Padula Salerno, con email all'indirizzo lifesicurezzastradale@gmail.com. E parliamo ancora di sicurezza stradale. Si svolgerà domani, venerdì 6 di maggio, con inizio alle ore 10, presso l'Aula Magna dell'ITIS di Sala Consilina, la quinta ed ultima tappa del progetto sulla sicurezza stradale Occhio alla strada. L'evento, organizzato dall'associazione LIFE in collaborazione con l'Istituto Marco Tullio Cicerone ed il patrocinio del Comune di Sala Consilina, vedrà la partecipazione tra gli altri di Sua Eminenza Monsignor Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Gianno Policastro, e di Francesco Cavallone, sindaco di Sala Consilina. Aperto il terzo bando per il reclutamento di 3.500 volontari in ferma prefissata di un anno nell'esercito italiano. Il servizio. Aperto il terzo bando 2016 per il reclutamento di volontari in ferma prefissata di un anno nell'esercito italiano. Disponibili 3.500 posti. L'arruolamento è effettuato in due blocchi. Il primo è previsto a settembre, mentre il secondo blocco prevede l'incorporazione a dicembre 2016. Possono partecipare coloro che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 25 anni. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate attraverso l'apposita procedura, accessibile tramite il portale web dedicato ai concorsi online del Ministero della Difesa. Si potrà compilare il modulo specifico dopo essersi registrati al portale.
Le domande dovranno essere inviate entro il 31 maggio, primo blocco, o il 3 agosto, secondo blocco. E adesso sentiamo che tempo farà domani, linea al meteo. Benvenuti al meteo di Cosmos TV. Queste le previsioni per domani. Pioggia debole e schiarite. Vento da libeccio con intensità di 33 km orari. Raffiche fino a 47 km orari. Temperatura minima di 10 gradi e massima di 13 gradi. Bene, anche per questa sera terminiamo il nostro telegiornale con il meteo, l'appuntamento con noi alle prossime edizioni. A voi tutti la più cordiale buona serata. Arrivederci.